Buonasera a tutti, eccoci in vostra compagnia. Allora, abbiamo la diretta con Paola Giovetti che però in questo momento è scomparsa. Mi auguro che stasera riusciamo a fare questa diretta, non vi nascondo che abbiamo avuto dei problemi ancora di connessione e quindi vediamo se... Eccola, ciao Paola, Ciao, buonasera. ciao. Ero disconnessa e poi mi sono riallacciata. Ciao. Eravamo già preoccupati. È stata un po'... Sarà che qui ci sono tanti temporali, tuoni, fulmini e saette, chissà che non sia il tempo a creare Sì, questi... può essere. Ti devo dire che anche dove vivo io ci sono dei temporali forti. Quindi attendiamo che le persone si collegano. Intanto vedo Oriana, che è nostra compagnia, quindi comincio a salutarla. Io e te, Paola, stasera faremo una bellissima chiacchierata e parleremo di quello che è la ricerca psichica e di sopravvivenza. E quindi sarà veramente un qualcosa di interessante che avremo il piacere di ascoltare anche stasera dalle tue parole. Grazie, sì, parleremo, ne abbiamo deciso di parlare di questo, cioè di tutte le ricerche che la parapsicologia o ricerca psichica, che è un termine più giusto. Oddio, ti è sparito tutto un'altra volta. Paola, mi senti? Perfetto. Sì, ti sento, sì. Tutte le ricerche che facciamo in questo campo nostro, per raccogliere indizi a favore della sopravvivenza alla morte. Abbiamo tanti tipi di indagini che vengono compiute su direttive diverse da molto tempo, alcune molto recenti, alcune addirittura dall'Ottocento, e tutte insieme alla fine compongono un mosaico che è interessante. Non dico che sia dimostrata al 100%, forse è anche giusto così, che rimanga sempre un dubbio, che rimanga sempre la voglia di ricercare, di andare avanti. Però le tante ricerche che sono compiute, i tanti fenomeni attestano che molto facilmente qualcosa di noi resiste dopo la morte e continua una vita sua in altro ambiente, in altra situazione. Di questo abbiamo detto di Sì, parlare. io intanto vorrei approfittare, oltre che per salutare tutte le persone che si stanno collegando pian piano, vorrei anche salutare Gaetano, che è nostra compagnia, e anche Eda Cattani. Ciao e a tutti benvenuti. Quindi attendevo un attimo, devo dire che guarda, le persone sono innamorate di te. Abbiamo appena iniziato, hai già 50 persone che sono curiose di ascoltarti. Ringrazio tutti, No, ringrazio tutti. si impara, te l'ho detto che oggi, con te si impara. Io amo molto stare con le persone e raccontare queste cose, perché queste cose che io studio da tanti anni, le ho cominciato a studiarle soprattutto per me, per una curiosità mia, un interesse mio. Poi, siccome ho un po' la vocazione della divulgazione, della comunicazione, appena imparo qualcosa mi viene il piacere di raccontarla, quindi o attraverso i libri, articoli, qualche volta in televisione, per radio, così io cerco di comunicare. Soprattutto sono belle scoperte, perché mi riempiono di gioia queste cose che posso scoprire, che posso quando posso raccontarle sono molto contenta e mi fa piacere che la gente se ne accorga di questo, che io poi cerco sempre anche di essere molto onesta e molto giornalista, cioè io racconto le cose come le ho viste senza fare grandi entusiasmi e pubblicità. Dico, io ho visto questo, so questo, ho letto questo, mi è stato raccontato questo. Deducete voi che cosa se ne può ricavare. Ecco, Certo, non voglio ognuno mettere. prende le proprie considerazioni. Non voglio dare a nessuno i miei risultati, neppure perché io poi ancora sono alla ricerca e non è che ho finito, non è che sono da nessuna parte. E lo considero una fortuna perché così mi restano le curiosità, andare avanti, cercare ancora. E in questo nostro campo della ricerca psichica devo dire che di sorprese ce ne sono sempre. Ce ne sono, ricevo testimonianze di persone che mi scrivono o via Facebook oppure trovano il mio indirizzo mail su internet e poi mi scrivono, me ne raccontano tante cose. Quindi sono grata a tutti delle testimonianze. E sono felicissima se queste cose che racconto possono aiutare qualcuno ad essere un po' più sereno per quello che riguarda il destino ultimo nostro e dei nostri cari che magari se ne sono andati prima di noi. Sì, diciamo che
È un qualcosa che appartiene a tutti noi e quindi tutti noi siamo interessati. Poi se le fonti sono come nel tuo caso di esperienza, siamo interessati ancora di più. Sì, infatti. Anche se siamo se qualcuno è giovane, si sta bene, eccetera, prima o poi si sa che ci tocca, oppure persone vicino a noi che vengono a mancare. Insomma, è uno dei temi forti della ricerca psichica. Non è l'unico, naturalmente, però è uno dei temi importanti. Io vedo che tocca molte persone, molti sono interessati a sapere qualche cosa di quello che succede. Io intanto vorrei riprendere, sai, l'altra volta non eravamo riusciti a fare la diretta, o meglio, avevamo avuto problemi e io non riuscivo a comunicare con te, nel senso che c'erano questi problemi di audio. Stavamo parlando dei bambini, se ti ricordi, i bambini che hanno delle memorie. E poi questa diretta che comunque hai portato avanti da sola, perché io avevo la presenza, non riuscivo neanche a farti le domande proprio per i problemi, però stavamo proprio parlando di questi bambini con queste memorie che hanno e quindi ricordi di altre vite, dicevi? Esattamente, parlavamo di reincarnazione e non dal punto di vista teologico, filosofico, ma dal punto di vista della ricerca che la parapsicologia, la ricerca psichica fa per cercare di raccogliere indizi per vedere se è possibile che la reincarnazione sia una realtà. E allora le due vie regie per studiare questo sono la regressione ipnotica, cioè mandare le persone indietro nel tempo. E a volte si imbattono in quelle che sembrano vite precedenti, che a volte hanno anche trovato dei controlli, delle conferme nella realtà, oppure stavamo parlando dei bambini, un'altra via importante è quella dei bambini piccoli che ricordano quelle che sembrano, anche in questo caso, vite precedenti. E sono state fatte tante ricerche, soprattutto da parte del professor Ian Stevenson, americano, che è docente di psichiatria all'Università della Virginia, negli Stati Uniti. E lui come psichiatra cominciò a non era interessato alla reincarnazione. La reincarnazione, come sappiamo, fa parte del patrimonio dottrinale dell'Oriente, non nostro cristiano. Lui Sì. è protestante, insomma è cristiano, non fa parte di questo nostro patrimonio. Lui cominciò come psichiatra perché gli portavano dei bambini che dimostravano dei gusti particolari oppure delle fobie, cioè bambini piccoli che chiedevano dei sigari, per esempio, oppure delle bevande alcoliche, oppure bambini che avevano delle tendenze particolari, una creatività straordinaria, esagerata per la loro età. E questi bambini nel contempo, oltre ad avere queste caratteristiche o fobie o creatività o doni particolari, raccontavano anche cose che non facevano parte della vita che stavano vivendo, ma che sembravano appartenire ad altre vite. Quindi lui cominciò a interessarsi a questo, proprio perché gli portavano i bambini perché lui li studiasse come psichiatra. Dice, ma come mai questo bambino di 3 anni, appena vede un pianoforte ci si mette e lo sa suonare? Oppure un altro, ricordo un caso curioso, che poi diceva di essere la reincarnazione di una sorella morta prima che lui nascesse, più grande parecchio di lui, un bambino che sapeva cucire, un maschietto. La sorella era stata bravissima nel cucito e lui sapeva, a 3 anni, sapeva usare la macchina da cucire. Nessuno gliel'aveva insegnata e se si rompeva la sapeva anche aggiustare. Ecco. Oppure ai bambini, un altro caso, ne potrei raccontare tanti, un'altra bimba che aveva il terrore dei camion e dell'acqua e che ricordava di avere una fobia, insomma, che le impediva quasi di uscire di casa, e ricordava una vita precedente nella quale era morta perché passava su un piccolo sentiero che costeggiava un lago. Era passato un camion e lei per evitarlo era caduta nel lago. Ed era negata, quindi aveva conservato queste. Ecco, studiando tutti questi casi dei bambini, alla fine si può ipotizzare che l'idea della reincarnazione non sia poi soltanto un discorso di tipo teologico, ma possa avere proprio delle conferme nella vita reale. Ripeto, non sono mai prove definitive, Certo. mai, però fanno ipotizzare che ci sia qualche cosa al di là, che siano cose non soltanto soggettive, ma abbiano la loro oggettività. E quindi vengono studiate, si continuano a studiare con grandissimo interesse. Anche in Italia c'è qualcuno che più che con i ricordi dei bambini si occupa delle regressioni.
Fra l'altro la regressione a vite precedenti è diventata anche una terapia, cominciata nei paesi anglosassoni, che persone che hanno delle ansie, delle angosce, delle paure, delle fobie, eccetera, riandando indietro e vivendo delle vite che apparentemente si sono concluse in un modo che giustifica quelle paure, quelle terrori, quelle fobie, dopo discutendone col terapeuta si rendono conto da dove viene quella paura e stanno meglio. Ho conosciuto vari casi di questo tipo. È una Quindi guarigione sostanzialmente, poi che si attua. psicoterapia velocissima, molto veloce. Se uno riesce a trovare il terapeuta giusto e riesce ad entrare in stato di transe ipnotica con facilità. C'è qualcuno che non, difficilmente ci va. Chi si abbandona, riesce ad abbandonarsi, a difendere, ad abbandonare le difese e a non difendersi più in un certo senso, si lascia andare, allora possono emergere questi ricordi che giustificano le fobie, i terrori, eccetera, eccetera. Quindi è tutto un campo di ricerca veramente sterminato, che richiede tanto tempo, passione e così via, però promettente. Certo, poi come ricerca psichica, io penso che poi ci siano vari rami dove Tanti. effettivamente ci si. Sì. Allora, la ricerca psichica, diciamo che il tema della vita dopo la vita è uno dei più pregnanti, è quello che ovviamente colpisce di più, anche perché molti dei fenomeni che studio proprio la suggeriscono. Per esempio, c'è tutta la fenomenologia medianica che sembra provenire da entità di trapassati. Cioè, il medium, cioè il soggetto che fa da intermediario, da quando si studiano queste cose, e parla o scrive o agisce, non come se fosse lui, ma in uno stato di coscienza bassatissimo, quindi stato di trance, e si muove e parla come se attraverso di lui si esprimessero delle entità di trapassati. Qui c'è una casistica gigantesca, gigantesca, a partire dall'Ottocento fino adesso, da quando è stata studiata e raccolta, che veramente fa molto, molto riflettere. Sembra proprio che attraverso queste entità, attraverso questi medium, si manifestino delle entità che vogliono dare proprio notizie, vogliono dire che si sono sopravvissuti, vogliono anche invitare a credere in una vita dopo, quindi a vivere anche in un certo modo, che c'è un insegnamento, cioè non è soltanto un fatto di curiosità, c'è un insegnamento profondo che porta una grande notizia, se fosse vero che la realtà è proprio questa, la grande notizia è questa, che c'è una vita dopo la morte, che c'è una possibilità di comunicazione. Quindi sono quasi 2 secoli che ci se ne sta occupando e la letteratura è veramente vasta. Io stesso ho potuto partecipare a incontri presso medium come Roberto Setti di Firenze, del Cerchio Firenze 77, con Demofilo Fidani di Roma, sono stata da Rol e veramente lì succedono delle cose che attribuire. Succedevano, purtroppo adesso non ci sono più, che attribuire all'essere umano è molto difficile, perché l'essere umano è in trance, perché l'essere umano non è in grado di fare quello che veniva fatto nel corso di queste sedute. Certo, lì parliamo di medianità fisica, Medianità quindi. fisica e anche spirituale, perché oltre per esempio in tutti questi casi, oltre alla medianità fisica, con la produzione di fenomeni di tutti i tipi, scritture dirette, le voci dirette, le scritture automatiche, la materializzazione di oggetti, insomma c'è un po' di tutto. Apporti. Ci sono anche insegnamenti forti che vanno tutti nella stessa direzione della buona vita, di curarsi, di evolversi interiormente, di essere generosi verso gli altri, di credere in una vita dopo, tutta una serie di insegnamenti che condivisibili al 100%. Però detti con un'autorevolezza che vengano da un'altra dimensione. Sì, E che poi è un qualcosa, sono degli insegnamenti, siamo nel 1800, la metà circa, che però se ci fai caso non hanno fine, non hanno un'epoca, sono attuabili sempre. anche in altri giorni. Sì, non sono datati, ecco, vanno sempre benissimo. Brava. Non sono datati. Vero. Nel corso di questi quasi 2 secoli, da quando vengono raccolti e studiati, questi insegnamenti continuano proprio su questa linea, si evolvono e vanno bene, andavano bene allora e vanno bene anche adesso, anche se vengono espressi magari in epoche più recenti con altre parole, però il nocciolo dell'insegnamento è quello che abbiamo detto prima, insomma, intanto È di vero.
di credere nella dimensione spirituale, credere che c'è un dopo. Questa vita è una preparazione, nel senso che dobbiamo mettere a frutto tutte le potenzialità che abbiamo per presentarci al nostro Signore più ricchi di quando siamo più ricchi interiormente, naturalmente, e comportarci generosamente verso gli altri, credere in un dopo. Ecco, tutto il credere in un dopo, se uno ci crede veramente, porterebbe porta a modificare tutto il nostro atteggiamento. Perché Certo. vive questa vita come se fosse l'unica, quindi da sfruttare al massimo, non pensando a un altro che a godersele, ma viverle in prospettiva di un'altra dimensione. E quindi sono sempre Io rivolte al. vorrei leggerti questo messaggio di Angela Cordova. Credo che l'avessi già scritto l'altra volta e lei dice: sono una docente che lavora con i ragazzi speciali. E spesse volte rimango allibita quando in alcuni momenti raccontano di vivere in un altro mondo. Credo che nei loro racconti ci siano parecchie verità del loro passato, tanto da indurmi a svolgere gli studi e penso che la spiritualità sia inclusa come materia scolastica. Sarebbe bello, invece purtroppo questo non avviene, però aprire ai ragazzi fin da piccoli la dimensione spirituale sarebbe molto importante. Questo l'ha sempre suggerito Rudolf Steiner, per esempio, nelle scuole steineriane. Steiner era un sensitivo, era una persona che credeva nell'oltre, vedeva l'entità, cioè, oltre ad essere uno scienziato. E lui nel suo insegnamento, perché le scuole steineriane sono molto note, ci sono anche in Italia. L'aspetto spirituale e l'aspetto artistico, creativo, sono contenuti nella massima considerazione. Sì, stiamo parlando di quelli che sono patrimoni importanti questi, e quindi Molto. andrebbero, non so come dire, andrebbero più divulgati, più conosciuti, ma soprattutto i bambini che poi sono anche il nostro futuro, se vogliamo guardare, Assolutamente. Sì. avrebbero. Maria Montessori, che era in fondo una spiritualista, diceva: il bambino è il padre dell'uomo. Cioè, sembra una cosa assurda, però è vero se ci si pensa: il bambino è il padre dell'uomo, cioè il bambino partorisce l'uomo, l'uomo, il bambino crescendo diventa un uomo, però nasce da quel bambino. Quindi quello che si fa per il bambino, l'educazione che si dà al bambino, serve poi all'evoluzione, allo sviluppo del futuro uomo. Infatti Maria Montessori lavorava per un'umanità migliore, non lavorava solo per dare un metodo di insegnamento, andava molto, c'era anche il metodo ovviamente, però attraverso questo metodo lavorava per creare delle persone più consapevoli, più attente, più giuste, più curiose, eccetera, eccetera. Lavorava per un'età migliore, quindi il bambino è fondamentale. Sai, io vorrei anche farti una domanda, intanto che attendo che magari le persone che ci seguono abbiano domande da porti. Vorrei chiederti, come nel caso di Gustavo Roll, che lo si poteva vedere in più di un posto, e quindi il fatto che lui potesse essere per caso a Torino, ma nello stesso tempo lo si potesse vedere anche a distanza veramente di tanti chilometri. La ricerca, come incasella Ma questa non, situazione? questa, io non, questa non l'ho sperimentata, ma ne ho letto anch'io di questa capacità di Roll di essere, e si chiama biloccazione. Sì, bravissima. Sì, l'ho espressa in termini semplici, Sì, perché a biloccazione. volte quando si usano sigle o non tutti le conoscono, quindi ho cercato di utilizzare un modo semplice per far capire a tutti. Certo, bilocazione significa essere in due luoghi contemporaneamente ed è un fenomeno che è riferito dei mistici e dei santi in genere. Si conoscono casi numerosi di Padre Pio, per esempio, che mentre era nel suo convento, contemporaneamente appariva anche in altri luoghi lontani dove c'era bisogno di lui, sempre a fini di bene, naturalmente. Per guarire qualcuno, per confortare qualche persona in sofferenza, sempre accompagnati da questo profumo di viole che accompagnava la sua presenza. E anche di Roll si racconta che sia apparso a qualcuno nei momenti di necessità. E anche questo avviene sempre ad opera della nostra
la nostra coscienza, il corpo sottile, come vogliamo chiamarlo, cioè il corpo fisico resta dove si trova fisicamente e il corpo sottile si separa e va dove è necessario che vada, no? Diciamo che ha sperimentato tutta la possibile casistica straordinaria che si può conoscere, tra cui questo fenomeno che è stato fondamentalmente riferito di mistici e santi. Penso che lui avesse veramente quello che erano tutte le doti per poter sperimentare più situazioni, dall'essere guaritore Sì, al... guariva, sì, Infatti, guariva. perché comunque come apporti, pittura, aveva veramente delle doti molto particolari. Di tutto, sapeva fare di tutto. Poi la cosa straordinaria di lui è che faceva tutte queste cose con una leggerezza straordinaria, una levità, non andava in trance, non c'era bisogno del buio. Era veramente un personaggio unico. Io proprio considero dei doni che mi sono stati fatti dal destino quello di poter assistere alcune volte a questi suoi esperimenti, così li chiamava esperimenti, non, mai, mai sedute. Avevano un carattere tutto diverso, era unico proprio, non c'era nessun tipo di preparazione. Quando sentiva che il gruppo che era presente aveva raggiunto una buona armonia, in genere si faceva delle chiacchiere, si beveva magari qualcosina, si mangiava un cioccolatino, e quando lui sentiva che c'era questa buona armonia, quindi il valore dell'armonia, dell'amore, dell'unità tra le persone, lui diceva adesso si può fare. Quello poi ha sempre rifiutato di fare esperimenti in laboratorio con gli scienziati, Sì, con i microscopi infatti. a guardare, perché lui non era questa la sua dimensione. La dimensione era quella della comunione, dell'amicizia, del posso dire quasi convivialità, cioè nel momento in cui il gruppo che lui aveva invitato, nel quale si trovava, aveva raggiunto quella certa armonia, allora dice, allora andiamo, si può fare in questo momento. Lui si sentiva pronto, ecco. Se non si sentiva pronto, non succedeva niente, non succedeva sempre qualcosa per la verità, da quanto. Immagino, immagino. Penso che l'esperienza che hai avuto sia veramente, soprattutto perché la puoi raccontare, la racconti con gli occhi di una persona che li ha vissuti. Li ha vissuti, certo, sì, li ho vissuti. Io ho sempre cercato di raccontare quello che ho visto. E sono stata molto fortunata anche con Rol, perché grazie all'amico Remo Lugli, giornalista della stampa e amico di Rol da tantissimi anni, che partecipava ogni sabato agli esperimenti con lui per anni e anni, ho potuto incontrare Rol, incontrarlo poi oltre che a casa sua, anche a casa di Rol stesso, da un'altra parte, eccetera. Lui ha scritto Remo Lugli, che è interessato a Rol. Secondo me il libro di Remo Lugli, Rol, Una vita di prodigi, è forse il migliore, a mio giudizio. Ce ne Sì. sono altri validi, eccetera. Ma questo è scritto da un giornalista, da una persona serissima, che per 7-8 anni è stato presente a tutte le settimane gli esperimenti di Rol, quindi ne ha viste di ogni. Poi come giornalista che Certo. ha scritto il libro, si è documentato. Quello che Rol produceva non era fattibile da una persona normale, senza l'aiuto da qualche altra parte che venisse, ecco. Quindi, Assolutamente. e Rol aveva una dimensione spirituale importante. Io non mi ricordo se era in quel libro lì che c'era un CD con la voce di Rol, ma credo che fosse quel libro Sì, c'è un CD con dove la si sente proprio la sua voce. È stato registrato varie volte, aveva una bella voce, sicura, era anche un uomo molto ironico, molto allegro. Quando faceva questi esperimenti che riuscivano bene, tutti restavano a bocca aperta e lui rideva, si divertiva un sacco a vedere lo stupore dei presenti. Secondo me rideva anche di soddisfazione, constatando che anche quella volta l'esperimento era riuscito, perché penso che un minimo di dubbio potesse averlo anche lui, perché altrimenti Certo. delle cose straordinarie. Quindi quando l'esperimento era riuscito, lui rideva e io intuivo in questo sorridere, sorridere, un po' sorrideva del stupore dei presenti, dell'ammirazione dei presenti, e un po' secondo me sorrideva anche, rideva per la soddisfazione, anche questa volta ha funzionato, ecco, è andata bene anche questa volta. Sì, già la parola esperimenti devo dirti che mi piace tanto, Sì, lui sempre perché parlava. è un termine dove comunque fa pensare
esperimento, quindi vediamo come va. Sì, infatti era così. Stasera proviamo a fare questa cosa. Oppure invitava i presenti a suggerire delle cose. Allora erano loro che dicevano con questi famosi fogli bianchi che lui aveva, facciamo apparire una cosa o quell'altra nel foglio che veniva piegato, nascosto, chiuso a chiave in un cassetto. Poi erano i presenti stessi che dicevano quello che volevano che venisse dipinto o disegnato su questo foglio. E quindi come fai a pensare ai Sì, trucchi? Quindi beh, tu solo sei il fa. la chiave in tasca di uno dei presenti, Ron non toccava niente, tu piena luce, il soggetto da rappresentare, diceva che cosa rappresenta, una volta dissero che cosa volete che si rappresenta, allora uno dice una cosa, una finalmente uno dice io vorrei il volto di Cristo, ok il volto tac è fatto, andarono a prendere il foglio che era chiuso in un cassetto chiuso a chiave con la chiave in tasca di uno dei presenti e c'era un bellissimo volto di Cristo. Il cui autore pare essere stato il greco, aveva una particolare caratteristica che somigliava. Questo l'ho visto perché si è salvato dalla distruzione che Rol faceva di tutte le cose che produceva. Le Alcune si distruggeva. distruggeva perché anche quando feci un disegno medianico, un disegno per me, che è un foglio che mi ero messa addosso io, che avevo io, e che apparve una pittura di Picasso con la firma di Picasso, lo stile, il tema l'avevo suggerito io. E anche l'autore, e dopo lo distrusse. E lui aveva queste opere, erano sempre nello stile di qualche grande artista del passato. E lui li distruggeva, credo per il timore che potesse esserne fatto in modo perché erano molto nello stile dei rispettivi presunti autori. E qui qualcosa si è salvato, però, come questo volto di Peccato. che io ho fotografato e che è in un libro che ho dedicato agli artisti strani, diciamo, agli artisti medianici, e quello lì e qualche altra cosa, insomma. Sai che non sapevo che distruggesse. E quando, guarda, io gli avrei sparato quando questo disegno bellissimo, questa pittura bellissima con la firma di Picasso, con la firma di Picasso, con un soggetto che avevo suggerito io, lui ce lo fece vedere, ammirare, eccetera, poi lo fece a pezzettini grandi come francobolli. Mamma mia. Anni fa non c'erano neanche i telefonini da poter fare immediatamente una fotografia, quindi non può, neppure so se l'avrebbe permesso, sinceramente. Comunque, se avessi avuto un telefonino all'epoca avrei provato almeno a fare la fotografia. Certo. Ma ne ha distrutti tantissimi, quasi tutte le settimane produceva qualche cosa. Si è salvato qualcosa, però, a testimonianza di quello che lui faceva. Ti vorrei fare una domanda ancora di Angela Cordova. Ti chiede, signora Giovetti, le è mai capitato di entrare in contatto tramite medium con il grande maestro Ro? No, non mi è capitato, come non mi è capitato di entrare in contatto o che abbia sentito che altri l'abbiano fatto con Roberto Setti o con Fidani. Con questi qua non mi è capitato, E Anthony Cugno ti chiede, ma l'anima di questi grandi personaggi non si rincarna? Tutto è possibile, però non saprei dire se questo sia avvenuto, se avverrà, proprio sono cose che se esiste la reincarnazione si possono incarnare anche questi grandi personaggi che magari però secondo le dottrine orientali della reincarnazione quando uno raggiunge un determinato livello di evoluzione non c'è più la necessità di reincarnarsi. Alcuni però lo fanno per amore dell'umanità, cioè per dare un insegnamento, e quindi ritornano volontariamente grandi anime come Gandhi, come certi maestri orientali, tornerebbero volontariamente per dare un insegnamento all'umanità. Uso il condizionale perché in questi campi non si può usare altro che Esatto. questo. Alfredo Bellini dice, Rossi lamentava che il pubblico era stupito dai giochi, ma non andava oltre il lato materiale, cioè non sapeva cogliere i messaggi spirituali dietro gli esperimenti. Lei che ne pensa? Ma no, lui parlava molto anche di Dio, diceva sempre che lui non era lui che produceva queste cose, lui era il tramite attraverso cui queste cose venivano. Lui diceva questa frase che ricordo bene,
Io sono la grondaia La che grondaia. l'acqua che cade dal cielo. Non è la grondaia che bisogna studiare, ma l'acqua che viene dall'alto e che la grondaia si limita a raccogliere e convogliare. Lui non ha lasciato libri di grandi messaggi, come per esempio sono stati pubblicati del Cerchio Firenze, ci sono libri e libri di messaggi perché queste entità parlavano, ho assistito tante volte anche a questa fenomenologia, però tante cose le ha dette e le ha scritte. E quindi uno che voglia andare a ricavare l'insegnamento di Rawl lo trova veramente anche molto ben delineato. Lui era un uomo di grande spiritualità, non attribuiva a se stesso quello che faceva, come tutti i grandi sensitivi, i grandi iniziati non attribuiscono a se stessi. Lui diceva che erano delle potenzialità che ognuno potrebbe ritrovare dentro se stesso e sviluppare. Io credo che lui ne avesse in abbondanza, perché Infatti. più di tanti altri, perché io altri come lui non li ho conosciuti. Lui certamente era anche molto modesto. Devo dire che offriva quello che faceva con molta semplicità, non si atteggiava mai a grand'uomo, almeno io l'ho sempre visto molto molto, molto tranquillo, molto modesto, molto alla pari di tutti, disponibile ad aiutare, a spiegare, scherzoso. Quindi era una persona molto amabile con cui stare, non era certamente uno che ti metteva soggezione assolutamente, anche se fisicamente aveva una sua grande eleganza, imponenza, non, diciamo un'eleganza naturale, un'autorevolezza naturale, però non voluta, naturale proprio. Però gli insegnamenti di tipo spirituale c'erano, perché lui faceva sempre riferimento alla dimensione superiore, sempre. Eh sì, eh Sempre. Quindi, anche se non con sì. grandissimi discorsi, ma lo faceva. Silvia Vettore, ti chiede, ho letto che i dipinti si modificavano da soli, è vero? Questo l'ho sentito dire anch'io, io non li ho visti, però si modificavano nel senso che, per esempio, a casa del giornalista di cui parlavo prima, di Remo Lugli, c'era un bellissimo mazzo di rose dipinto da lui. Lui era pittore di professione, però la sua pittura non aveva niente a che fare con quella medianica. Lui come Certo. pittore dipingeva rose, qualche paesaggio, ma soprattutto rose nel momento della massima fioritura, quasi quando iniziava la sfioritura. E questi mazzi veramente bellissimi. E in casa di Remo Lugli c'era uno di questi mazzi di rose, bellissimo, e lui mi raccontava che si era modificato, che era apparsa una rosa per terzi sul tavolo vicino al vaso, che prima non c'era, come pure mi raccontano di modificazioni avvenute nei quadri di paesaggi con personaggi che apparivano, scomparivano. Queste cose mi sono state raccontate e mi è stato fatto vedere dove sarebbe apparso quel personaggio, oppure la rosa spostata e così via. Io non l'ho visto personalmente, ma ci credo senz'altro, è stato raccontato da persone attendibili. Sì, era una cosa che avevo sentito anch'io. Non ho mai saputo se fosse una cosa reale, ma devo dire che conoscendo quelli che erano i poteri di Gustavo Rolle, Stupito. non, sì, infatti, non c'è da meravigliarsi con lui. C'è Giovanna, che chiede, c'è stato, ci sarà un nuovo Gustavo Ce Rolle? l'auguriamo, ce l'auguriamo. Magari. Mi metto in prima fila per conoscerlo stavolta. Io mi propongo. Sì, sì. Io ti accompagno. Sì, andiamo insieme. E Anthony Cugno dice: Ok, grazie. Quindi si esce dai cicli karmici. E quindi si parlava di persone come Rol se si possono incarnare o meno. Ma giustamente tu dicevi arrivati a un certo livello. Qua è la dottrina orientale relativa a Rawl che dice relativa alla reincarnazione che dice questo, cioè che si vivono tante vite finché non si raggiunge un livello di evoluzione alto dove non sarebbe più necessario tornare sulla Terra perché tutte le esperienze possibili sulla Terra sarebbero state vissute, superate, quindi non ci sarebbe più necessità di tornare, ma l'evoluzione dovrebbe proseguire in altre dimensioni, in altri ambienti. Per noi qui inimmaginabili, però dice la dottrina orientale che certe anime ritornano volontariamente anche, e questo sarebbe un sacrificio da parte loro, un atto di Sì. generosità, per dare un insegnamento. E quindi qui troviamo i grandi santi, le grandi
i grandi personaggi, maestri, guru, magari anche i grandissimi scienziati, questi personaggi che sentirebbero di dover ritornare per il benessere del mondo, ecco, del loro prossimo. Certo, Maria Teresa Russo, ti chiede se credi nella resurrezione. Dei corpi. Ma Sì, parla dunque, solo di resurrezione, ma presumo che intende dei corpi. ma inteso intanto la resurrezione dopo la morte, senz'altro, cioè penso che non si muoia definitivamente, che dopo ci sia un risveglio dopo, come dicono tante esperienze di persone che sono state in punto di morte, sono state rianimate. La resurrezione dei corpi, sinceramente, non so che bisogno ci sia di. Non sentirei questa necessità, ecco, non posso dire che non ci credo, ma con tutta questa necessità di ritornare col corpo fisico, Con i una dolori. volta che avremo superato questa fase, che saremo in altra dimensione, che ci muoveremo col solo pensiero, che ci capiremo senza bisogno di parole, credo che sia una dimensione molto più comoda, molto più facile di quella fisica. Però io non escludo niente, non, guardate, io non sono un guru, non sono un maestro, non voglio insegnare niente a nessuno. Io dico, racconto le cose che ho visto, qualche cosa nella quale credo, ma per carità non mi prendete per uno che sa tutto, perché non è così. Sono tante cose, è troppo grande il mistero che ci circonda, proprio si riesce a scalfirne qualche angolino, ecco, è quello che facciamo nel campo della ricerca psichica, dove andiamo alla ricerca della spiritualità, del discorso spirituale, attraverso le prove concrete che cerchiamo Sì. di avere, non soltanto attraverso dei discorsi di tipo filosofico, che non disprezziamo, per carità, discorsi di tipo spirituale, filosofico, teologico, eccetera. Però cerchiamo anche qualche contatto con qualche prova concreta. Perché siamo uomini, siamo tutti dei San Tommaso, in fondo abbiamo bisogno anche di questo. Assolutamente che ne abbiamo bisogno. È interessante questo messaggio che scrive Gabriele, dove dice meraviglioso. Per me è un grande aiuto. Guida, quando andavo al museo a lui dedicato, poi gli oggetti vibravano. Nel 2003 un suo libro prese voce. E quindi chiaramente sta parlando di Gustavo Sì. Rohr. Ti pongo un'altra domanda, è Young Pain che dice: Salve signora Giovetti, studio Rohr da ormai qualche anno. Non ho mai ben compreso come mai Rohl sconsigliò fortemente a Fellini di non girare il film Il viaggio di Mastorna. Sa dirci qualcosa a riguardo? Dunque, no, non so molto di più di quanto sa lei, so anche da fonti vicine a Fellini che il film gli fu sconsigliato e che lui non lo fece a un certo punto, aveva già acquisito i diritti, era già molto avanti e lui non lo fece, probabilmente era legato a qualche cosa che aveva a che fare con la vita di Fellini o sentiva che non doveva essere fatto perché non sarebbe andato bene, non lo so questo, però per certo gli fu sconsigliato da Rohl, questo lo so. I motivi esatti non li conosco però. Gratella Duttu ci dice: ma perché Rohl non credeva nella reincarnazione? O perlomeno aveva un suo concetto. Beh, lui aveva dei concetti suoi, mica tutti devono credere, non è necessario che tutti credano nella reincarnazione. Ci sono nella ricerca psichica tanti studi per sostenerla, però Rohl forse è uno dei pochissimi di questi iniziati che non ci ha creduto, perché per Infatti. esempio in tutte le sedute medianiche, fin dall'Ottocento, si parla di reincarnazione e questa è una cosa molto insolita e strana perché indipendentemente da quello che il medium crede e pensa, di quello che il medium e i presenti alle sedute credono e pensano. E anche nel caso di Roberto Setti, Roberto era profondamente cattolico, faceva la comunione tutte le domeniche e quando uscivano questi discorsi sulla reincarnazione che veniva data come una necessità naturale e logica, lui che era molto tollerante, molto attento a tutto, non rifiutava niente, rimaneva abbastanza stupito, diceva: ma io non la penso così, non fa parte del mio. Eppure le persone di Firenze che erano intorno a lui anche, non avevano la reincarnazione come parte dei loro convincimenti, ma non soltanto in lui,
insomma, anche con gli altri meravigliosi messaggi che sono arrivati a Napoli attraverso la cosiddetta entità A, che sono forse tra i più alti che siano stati ricevuti. Il medium era morto pochissimi anni fa, era un signore napoletano che non ci pensava per niente a credere alla reincarnazione, non faceva. Dopo forse ci è arrivato a credere dopo, però quando ha cominciato a fare le sue sedute, lui aveva 16 anni, come anche Roberto Setti aveva 15-16 anni, parlava già di reincarnazione all'epoca, che non faceva certamente parte del loro patrimonio. E Ron non mi risulta che abbia parlato molto di reincarnazione, non ha parlato credo quasi mai, però non ne ha mai parlato come di una cosa che faceva parte del suo pensiero. Mentre in genere nelle sedute medianiche, non solo di questi che ho citato adesso, ma anche di quelle ottocentesche, di quelle del Novecento, eccetera, eccetera, si parla della reincarnazione quasi sempre. Quindi questo ritorna sempre come una necessità. Devo dirti che aveva colpito anche me quando io credo di averlo letto in un libro dove si parlava di Gustavo Roll. Si diceva appunto che lui non credeva nella reincarnazione. Devo dirti che mi ha stupito questa cosa qui. Poi è chiaro, ognuno di noi ha le proprie idee, i propri credo, Sì. no? Penso che fosse così anche per lui. Lui era molto religioso, Roll. Era molto religioso in senso cattolico. Lui era nato il giorno della Consolata, cioè il 20 di gennaio, 20 di giugno. La Consolata è una famosa chiesa di Torino, cioè un famoso tempio. E lui era devotissimo a questa Consolata, dove andava sempre a pregare. Era un uomo molto religioso in senso cattolico. Quindi probabilmente parlare di reincarnazione non gli piaceva, contrastava un po' con la sua pratica quotidiana. E quindi forse Certo, era anche per questo. certo. Francesca Rizzi dice: come si concilia il concetto di reincarnazione con la resurrezione insegnata dalla Chiesa Cattolica? Dici con la risurrezione dei corpi, sempre immagino. Sì. Guardate, io non sono un teologo, sia ben chiaro. Non si concilia, secondo me, non si concilia ed è uno dei motivi per cui il concetto di reincarnazione non fa parte del nostro patrimonio dottrinale. Pare, si dice che il cristianesimo delle origini conoscesse il termine di reincarnazione, che poi col concilio di Nicea siano stati cancellati dai Vangeli tutti, si dice sempre, e qualche cosa è rimasto, sapete l'episodio del cieco nato. E qualche episodio che è rimasto, l'episodio di Giovanni, di cui si dice che è Elia che è ritornato. Ci sono due o tre episodi nei Vangeli che potrebbero far ipotizzare che ci fosse qualche traccia anche dell'incarnazione lì. Però insomma non fa parte del nostro patrimonio, per cui non è conciliabile insomma con la nostra. C'è qualche sacerdote illuminato che fa un qualche paragone tra la dottrina dell'incarnazione e il purgatorio, in qualche modo, cioè il concetto di ritorno per rimediare magari a certe cose che non sono state fatte bene o che sono state omesse durante, equivarrebbe a una sorta di purgatorio, che purgatorio vuol dire purificazione, e quindi potrebbe essere che una vita ancora successiva potesse servire per. Un sacerdote mi ricordo che mi diceva: perché impedire a nostro Signore di farci pentire delle nostre cose o farci migliorare attraverso un'altra vita? Perché no? Ecco, lui diceva in questa maniera. Però sono tutti, ripeto, io non sono un teologo, quindi vado a buon senso. Alfredo Bellini ti chiede, anche la sua profezia che nel 2022 in Italia ci saranno più persone di colore, se non ricordo male era questa. Beh, direi che stanno arrivando le persone di Sì, colore, almeno infatti. ne abbiamo già tante. Sì, Diventerà una infatti. società multietnica come tante altre al mondo. Ci stiamo già abituando, non è più così strano, ecco, incontrare persone di colore o arabi, ci siamo abituati. Sì, infatti, ormai fa parte della quotidianità. Fa parte della quotidianità, certo. Ma forse è anche giusto che sia così, non credi? Ma certo, In fondo cosa cambia?
purché l'integrazione avvenga in maniera sensata, che non succedano quelle cose terribili che stanno succedendo adesso negli Stati Sì. Uniti, per esempio. Gabriele Vico dice: i corpi non esistono, siamo solo esperienza momentanea, collettiva. Ogni rinascita ci sarà una nuova finità collettiva. Può darsi, questo è un concetto legato al discorso dell'incarnazione, perché no? Ecco. Ripeto, è tutto possibile, l'importante è che ognuno raggiunga una sua serenità nel considerare queste cose e che abbia tolleranza nei chi la pensa in maniera diversa. Elia De Biase, sorrido perché è una domanda che avrei voluto farti io, però l'ha scritta lei, quindi stavo sorridendo, e Quindi tutte e due dice: la domanda, diciamo. una domanda alla signora Giovetti: cosa sa del colore del calore? La quinta nota musicale è in colore verde. Mi ha tormentato questo colore verde, lo sai? So, lui il colore verde derivò da questa esperienza che lui stesso ha raccontato di quando era molto giovane, che aveva 23-24 anni, e cominciò a fare esperimenti con i mazzi di carte. Vero. Dei mazzi di carte rovesciati con la copertina sopra, e una volta mi raccontò che andò così, che vide in una vetrina dei mazzi di carte e uno aveva una copertina di un colore, uno ad un altro, e uno aveva la copertina nascosta. E lui cercò di indovinare che cosa fosse questa copertina. Insomma, il colore verde ha a che fare con i primi tentativi di indovinare le carte. E dopo rimase sempre legato al colore verde, perché poi lui è una cosa un po' misteriosa, ma nessuno l'ha mai capita proprio bene, bene, bene. Infatti. Si era accorto guardando un arcobaleno che il colore verde è il colore centrale, cioè quello che lega i colori dal rosso, arancione, giallo, poi c'è il verde, poi si passa agli azzurri fino all'indaco, il violetto. Il verde è il colore centrale, che a lui dava una particolare sensazione. E il colore verde era collegato al ca un certo calore che lui avvertiva quando sentiva questo colore, e alla quinta musicale, cioè il sol, che anche quella è nella scala musicale abbastanza al centro. E secondo me era un suo modo di concentrarsi, un modo per concentrarsi quando doveva indovinare delle cose, fare esperimenti. Indovinare le carte, per esempio, fare esperimenti con le carte, lui diceva di collegarsi sempre a questa immagine del verde, al calore e al sol, la nota musicale. Però questo chiaramente valeva solo per lui, non ha mai funzionato Esatto. per un altro. Come sempre succede, in questo campo qua, le cose valgono per chi le ha messe a punto. Non si può pensare che un altro, può darsi che fosse per lui anche soltanto una cosa simbolica che gli serviva per concentrarsi. Questo non credo che lo sapremo mai esattamente. Sì, penso che in diversi hanno cercato di capire questa cosa e di studiarla. Accettarla. Anch'io ci ho provato per un po', poi ci ho rinunciato. Il L'accettiamo calore, il verde, così com'è, valeva per lui, a lui serviva. Non ho mai sentito nessun altro che avesse funzionava per lui, lui le trovava semplici queste cose. Per gli altri è un mondo impossibile, è una scalata. Sì. Un mondo di fronte al quale bisogna levarsi tanto di cappello, però senza Sì. pensare di riuscire a penetrarlo. Volevano, Vero. era un personaggio quasi un alieno, parliamoci chiaro, sembrava veramente un uomo che non era di questo mondo, era un personaggio assurdo, pazzesco, simpaticissimo anche come persona, molto simpatico, bel signore, bellissimo signore, elegante, galante, piacevole, sapeva stare, parlava tante lingue, conosceva a memoria un sacco di poesie, un uomo affascinante. Anche io l'ho conosciuto, che era già avanti con gli anni, ma era meglio di un giovanotto, un uomo affascinantissimo. Immagino, è amatissimo ancora oggi, E perché devo dire che è amatissimo. adesso ci si chiede, forse più di quando lui era vivo, ci si chiede da dove venivano questi suoi poteri, come mai lui è stato unico in questa maniera, e come mai ha scelto quel tipo di vita riservato. Tante domande si stanno facendo su di lui.
Adesso sono passati 25 anni dalla morte, 26 quest'anno, l'anno scorso erano 25. L'interesse su di lui è crescente, è straordinario il fatto che è crescente, dice, ma come può essere esistito un personaggio così? Sì, anche il fatto che lui però non si sia mai voluto, non so come dire, sottomettere a quelli che erano degli esperimenti, quindi il poterlo testare, il poterlo conoscere quando si verificavano questi episodi. Sì, Ha sì. scatenato molta curiosità, perché sai che poi si riesce sempre a vedere, a mettere il dubbio dicendo, beh, allora se non ti fai studiare c'è qualcosa da nascondere. Era un qualcosa che per un bel periodo si era detto nei suoi confronti, questo suo rifiuto. No, è stato detto questo, però quando tu l'avevi visto lavorare una volta, capivi perché non voleva laboratorio, dove doveva stare lì a quella certa ora con tutti gli occhi puntati addosso, adesso fai qui, adesso fai là. Non lavorava così lui, chiamiamolo lavorare, lui non sperimentava così, cioè come dicevo anche prima, ci si riuniva in salotto, era dopo cena, poi magari si facevano quattro chiacchiere, e lui era un conversatore affascinante, uno diceva una cosa, diceva un'altra, si beveva magari un po' di spumante. E una coppa, mica grandi cose. Si mangiava un pasticcino, come si fa quando ci si incontra con amici dopo cena? E quando lui sentiva che il gruppo, sempre mai molto numeroso, 7-8 persone, una roba così, quando sentiva che il gruppo era in grande armonia, che c'era proprio una grande serenità, distensione, lui diceva, ecco, andiamo. E c'era sempre, dovunque andasse, sia a casa sua che a casa degli amici, dove andava abitualmente, c'era di lato un tavolo col tappeto verde sopra. Lui usava sempre fare i suoi esperimenti sul tappeto, sempre il verde che ritorna, il tappeto verde del giocatore, insomma, e le carte, che avevano sempre un ruolo nell'esperimento. E quindi questo certamente in un laboratorio non poteva venire. Però da lui sono state tante persone, anche scienziati, sono stati medici, sono state persone normali, sono stati attori, registi. Nessuno, ma anche Einstein ai suoi tempi, perché il ruolo ha cominciato a poco più di 20 anni, è andato avanti fino a 90 passati, quindi ha avuto decenni e decenni per vedere gente sperimentare. Non era chiuso la sua casa, cioè lui Certo. accoglieva la gente che voleva andare. Io ho avuto la fortuna di essere stata introdotta così in 448 da Remo Lugli, però anche altre persone che hanno voluto andare, anche altri ricercatori sono andati e hanno visto. Lui non poneva dei limiti troppo stretti, ecco, voleva essere certo che la persona non venisse lì per indagare, che fosse troppo critica, troppo negativa, perché avrebbe turbato l'atmosfera, quello senz'altro. Però poi sono stati tanti da lui. È lui che non voleva andare nei laboratori, ecco. Lui usava questa frase, diceva: la scienza non può indagare lo spirito. E di questo sono convinta che avesse ragione. Cioè la scienza misurando adesso a quest'ora fai questo esperimento, adesso ti guardiamo, misuriamo la temperatura, la pressione, mentre fai l'esperimento, l'elettroencefalogramma, che facevano anche questo con i medium, li tenevano stretti, Sì. eccetera, eccetera, e questo non era per lui. Sì, ma del resto poi. Far niente, ecco, non si sarebbe sentito sicuro, a suo agio, perché il fenomeno scaturiva così dalla circostanza del momento. Se uno non c'è stato, forse non si può rendere conto, perché spesso succedeva così da una parola che aveva detto uno dei presenti, oppure sollevando un mazzo di carte usciva un certo numero che gli faceva venire in mente una lettera che corrispondeva a una lettera dell'alfabeto. Allora diceva, ditemi una persona che comincia con questa lettera. Allora usciva fuori il personaggio, che magari poi diventava quello che faceva la pittura, che apparentemente era l'autore della pittura, e così via, insomma. E poi avevano una sua guida, un pittore guida, che era Auguste Ravier, che era un pittore paesista dell'Ottocento francese, che gli ha fatto dipingere un sacco di paesaggi, che sono stati studiati da uno studioso di Ravier, da un storico dell'arte, il quale li ha riconosciuti come di radice, cioè non mai copie, ma sempre nello stile di. E ne ha fatti tanti, di questi se ne sono conservati diversi.
Era Vito, Fantastico. era un pittore che presso di lui tornava spesso. Molto Fantastico. importante, sì, veramente. Hanno scritto che il medium di Napoli era Piancastelli. Piancastelli, Corrado Piancastelli si chiamava. Piancastelli. Sì. Gabriele Vico dice ancora, Rol diceva, rallegratevi, la morte non esiste, c'è subito un'altra vita e così è, chi ha la medianità lo sa bene. Sì, infatti lui, il signore che prima diceva che non gli sembrava che Rol avesse sostenuto tanto il discorso spirituale, io ho detto no, l'ha sempre sostenuto, magari facendo, non scrivendo libri di messaggi, però dicendo tante cose sempre nel senso della spiritualità, che quello che Sì. faceva lui lo rimandava sempre a una dimensione spirituale. Anna Maria Paura scrive: E com'è possibile che Rol non credeva nella reincarnazione? Cosa credeva allora? Nella risurrezione dei morti? Probabile, lui era un cattolico convinto e fervente, quindi probabilmente aderiva a tutto l'insegnamento della Chiesa cattolica. Yang Pen chiede ancora: Signora Giovetti, c'è qualche personaggio che vi sarebbe piaciuto conoscere che non ha potuto conoscere? I vari Marcelli Bagi, il Cerchio, il Fior, Roberto Buscaioli o altri? Li ho conosciuti tutti questi. Li ho conosciuti tutti, ho conosciuto Marcello Bacci molto bene, sono andata tante volte da lui, sono stata un paio di volte anche al Cerchio Ifior, però molti anni fa, e Roberto Buscaioli pure, sono partecipato diverse volte ai suoi incontri. Sono in contatto ancora proprio con la figlia, con Alessandra. L'altro giorno su Facebook ci siamo scambiati dei saluti, che lei ha ereditato un po' delle doti del padre. Devo dire che anche grazie alla mia attività giornalistica in questo campo ne ho conosciuti tanti di personaggi, proprio anche perché facendo questo lavoro di comunicazione e godendo fama di essere persona che si presentava in queste situazioni molto apertura, con molta disponibilità, non critica disponibile a vedere, senza prevenzioni, ecco, e onesta, questo mi hanno sempre riconosciuto tutti, per cui non ho mai trovato delle porte chiuse. Certamente ci saranno stati dei personaggi che avrei voluto conoscere e che non ho conosciuto, per esempio Pasqualina Pezzola, l'ho conosciuta, però era già anziana, abbiamo parlato, mi accompagnarono da lei e lei mi disse, signora, mi dispiace, sono anziana, non faccio più questi esperimenti perché mi stanco troppo, però l'ho conosciuto, abbiamo parlato. Non ho conosciuto personalmente invece Natuzza Evola, per esempio, tra... Ci stavo pensando, volevo chiederti adesso. No, non l'ho Non conosciuta. l'hai conosciuta? No, ho visto filmati su di lei, ho sentito parlare di lei anche dal professor Lombardi Satriani, con cui siamo stati in ottimi rapporti, che l'ha studiata tanto, calabrese anche lui. Insegna antropologia, insegnava antropologia a Roma e lui è stato amico di Natuzza Evola, l'ha intervistata tante volte, ha fatto anche dei filmati, eccetera, però non l'ho conosciuta personalmente, mi sarebbe molto piaciuto conoscere, come non ho incontrato Padre Pio, che avrei potuto benissimo, tante persone sono state da lui. Non ho incontrato tante altre persone sulle quali ho indagato. Per esempio, ho scritto la biografia di Roberto Assaggioli, che è lo psichiatra fiorentino, che anche lui era molto, non era veneziano per la verità, viveva a Firenze ma era veneziano, era molto attento a tutte le tematiche esoteriche, praticava la meditazione, era teosofo, credeva nella reincarnazione e così via. E avrei potuto, io ho scritto la sua biografia, lui è morto nel 74, io avrei potuto benissimo conoscerlo, invece non sapevo chi era, ma non l'ho incontrato, mi sarebbe piaciuto molto. Io a quell'epoca ero già adulta, quindi potevo benissimo, ero molto giovane, ma ero già in grado di incontrare una persona di questo tipo. Quindi mi è dispiaciuto lui di non conoscerlo, per esempio. E chi altro? Quando ho fatto la sua biografia, invece, ho potuto incontrare tutti i suoi allievi, tutte le persone che l'hanno conosciuto, parenti e così via. E quindi l'ho conosciuto attraverso queste persone, e così potrei citare tanti altri. Sì, penso che sia impossibile
poter conoscere tutti. Indubbiamente non è facile, ecco, non è facile. La Sagioli avrei potuto conoscerlo, ecco, per età avrei potuto conoscerlo. Allora, aspetta che sto guardando le altre domande. Aspetta che guardo sul cellulare, perché dal computer non vedo i nomi. Allora, per poter dire le persone devo leggere sul cellulare. Leggi, leggi. Quindi, Gabriele Vico dice, siamo autocoscienza, ritorniamo a fare esperienza in base al vissuto e alle necessità. Siamo pura energia, la materia non è reale. E questo è un E po' che anche i fisici al giorno d'oggi sostengono, che pare che non esiste la materia, perché se la vai a analizzare non ti trovi niente, trovi dell'energia. esatto. Sì. E poi Elena Pardi scrive anche PL, ma sì, boh. Bravissimo medium in Toscana con cui Paola ha condiviso esperienze. Ne parlavamo proprio oggi. PL. Chi è? PL? Sì, aspetta. Vediamo se scrive le... Perché ti dico la verità, in questo momento Non legge. non... Infatti, stanno chiedendo chi è, posso chiederle chi è PL? E del Cari sono un uomo, scusami, Elia. Allora, vediamo se riesco a... Non mi viene in mente nessuno con. No, neanche a me, però poi magari lo scrive e dico, ah, adesso ho capito. Intanto che cerco di capire o di ricordare Chi chi è? è, ti chiedo, Alfredo Bellini dice, parlando di morte, vita dopo la morte, mi è venuto in mente Cesare Boni. Lei lo ha conosciuto, non Sì. era un medium, ma un grande studioso, Esatto, con sì. anche esperienza di NDE. Se Sì. non mi sbaglio, anche lui di Torino. Dunque, io ho conosciuto Cesare Boni, a parte che ho letto il suo libro, l'ho conosciuto qualche anno fa a Rimini, perché a Rimini organizzavano per infermieri, medici, operatori sanitari dei corsi per sulla NDE, cioè per sapere se quando una persona aveva questa esperienza di premorte, il personale sanitario era anche giusto che fosse in grado di comprendere, di raccogliere, eccetera. E a questi corsi sono partecipata anch'io, mi hanno invitato, io ho fatto un'inchiesta su questo tema. Mi invitarono a parlare, a raccontare la mia inchiesta e c'era sempre Cesare Boni che era uno degli organizzatori. Una persona molto amabile, molto profonda, molto preparata, ne ho un bellissimo ricordo di Cesare Boni. E lui aveva avuto un'esperienza, per quello si era messo a ricercare. Allora, Gabriele dice, Rosso riterrà sentire parlare della sua formula, ma i più non lo sanno, che hanno già in sé questi doni, basta tirarli fuori, Dio permette tutto ciò. Non è proprio facile tirare fuori questi doni, stiamo sempre parlando della nota, del colore verde, del calore. No, lo sai come a volte escono fuori questi doni di profezia, di veggenza, eccetera? Escano fuori in seguito a un trauma, in seguito a un'esperienza molto forte che ti rende più sensibile interiormente. Proprio pochi giorni fa ho ricevuto una testimonianza di una signora che mi ha raccontato di aver avuto un po' di anni fa, quando avevo solo 19 anni, un'esperienza in punto di morte in seguito a un gravissimo incidente stradale. E ha avuto questa esperienza, dice che... La racconto a lei perché ha visto un filmato che è stato fatto di recente in televisione dove io figuravo parlando di queste cose. Mi fido e gliela racconto. E in poche parole lei ha visto e sentito tutto quello che comunemente le persone in questa situazione vedono e sentano, cioè si trovano in un'atmosfera, vedono il proprio corpo dall'alto, loro sono la coscienza è fuori, prendono contatto con una dimensione di luce, dimensione d'amore, fatta di calore, di amore, di accoglienza, di colori bellissimi, di musica, eccetera. E poi a un certo punto vedono tutta la propria vita, la rivedono dalla cima a fondo, dandone anche un giudizio etico. E poi a un certo punto qualcuno o qualcosa ti fa capire che devi tornare indietro, perché non è il tuo momento. Vedono anche una luce meravigliosa che sentono come divino. E quindi tornano indietro e si ritrovano
nel corpo con tutte le sofferenze che la situazione comporta, perché in genere non si arriva al punto di morte stando perfettamente bene, insomma, incidente, malattia, operazione chirurgica, eccetera. Certo. E questa ragazza, questa signora, mi diceva che dopo questa esperienza, lei per parecchio tempo, e ancora adesso, anche se meno, dopo ha avuto delle evenienze spontanee, cioè quando avvicinava le persone. E sentiva come stavano, se avevano malattie, se non le avevano, e faceva previsioni e così via. E questo mi è successo, per esempio, di notarlo anche con le mamme o i papà che hanno perso i figli, questo grandissimo trauma, a volte risveglia le doti medianiche, loro dopo hanno cominciato a fare la scrittura automatica per mettersi in contatto col figlio, ma se non ci fosse stato questo trauma, probabilmente questa dote sarebbe rimasta inespressa, non sarebbe scaturita. Ecco, questo a volte capita. Oppure se qualcuno Vero. ha proprio il desiderio di manifestare doti di questo tipo, può andare alla ricerca, ci sono anche delle tecniche di meditazione, di concentrazione, tentativi, esperimenti che si possono fare per vedere se uno le possiede. Però spontaneamente succede così, spesso in seguito a dei traumi, dei dispiaceri, dei lutti, delle malattie e così via. Allora, Elena Pardi dice che Piede è un bravissimo medium sensitivo che negli anni 70-80 era nel pieno di questa esperienza straordinaria. Oggi, parlando con lui, ricordava proprio la signora Paola ed Emanuela Pompas. Quindi, Quindi io l'avrei conosciuto. Però. sì, perché negli anni 70-80 lui è della Toscana, però lei ha messo solo le iniziali. Non mi viene in mente. Neanche me. Gli anni 70-80. Ma dunque, io ho cominciato negli anni 80, diciamo, non negli anni 70, non negli anni 80 a occuparmi di queste cose in maniera attiva. Però, indipendentemente da questo, questa iniziale PN, magari ci penso e domani mi viene in mente, ma adesso no. Mi spiace. Allora, Angela dice, sicuramente Rolf starà ascoltando e sarà contento di tutto quello che meritatamente gli si dice. Penso anch'io. Sarà contento allora. di questo interesse che suscita, che la sua vicenda umana, la sua avventura umana, l'interesse che crea, e anche questo suo suscitare tanti interrogativi sul perché, Infatti. sul dopo, sul prima, e così via. Claudia, si può dire che la sensitività di Rol sia essenzialmente psichica, mentre quella di Setti una sensitività medianica? Oltretutto, Rol ricordava con coscienza i suoi esperimenti e contatti, mentre Setti no. Spesso era in trance, quindi non era presente personalmente. Setti era sempre in trance, era sempre in trance, infatti alla fine della seduta gli veniva mostrato le materializzazioni che avvenivano, gli veniva raccontato quello che faceva e lui dimostrava sempre grande stupore perché lui non conservava nessun ricordo di questo. Ro no, Ro era uno dei pochi che non era neanche stato alterato di coscienza, era sempre vigile, solo quando veniva il fenomeno aveva un attimo così di concentrazione. Come uno sguardo fisso per un attimo e poi tac, già superato. Lui sentiva che il fatto era avvenuto e così. Sì, allora sto saltando un po' di messaggi perché siamo alle 10:15, sto andando direttamente alle domande e Alfredo Bellini dice: quale filo comune, se esiste, secondo lei, ha accomunato tutte queste persone straordinarie che ha conosciuto? Il tratto comune di queste persone è certamente la loro spiritualità, cioè l'abbiamo parlato tanto oggi di spiritualità, ma certamente era questo, cioè il loro rifarsi tutti a una dimensione spirituale dalla quale derivava tutto quello che loro facevano e producevano. Per esempio Demofilo Fidani, sì, Piancatelli di Napoli era in trance, Setti era in trance, mentre invece Demofilo Fidani è stato in trance per anni e poi chiese, io quando l'ho conosciuto già lavorava così,
chiese, siccome si era seccato di non vedere niente, di dover sempre solo ascoltare dopo, alla fine della seduta, cosa è successo, questo e quell'altro, allora chiese all'entità, alle sue entità, di stare sveglio, di poter assistere. E così poco per volta mi raccontò che cominciavano, lo facevano stare sveglio per 5 minuti, poi 10, poi alla fine, quando l'ho conosciuto io, lui assisteva tutta la seduta da sveglio, solo con un pochettino stanco, e lui si metteva, noi facevamo il catena, un cerchio c'era, no? Intorno nella stanza. Lui stava a parte, fuori dal cerchio, su un tavolo, stava su una sedia, appoggiato a un tavolo così, guardando verso di noi, e stava appoggiato al tavolo perché aveva paura di cadere, nel senso che dice, se io dovessi cadere in trance, non voglio cadere in avanti, quindi stava appoggiato al tavolo. Ed era sempre in uno stato un po', diciamo, crepuscolare, ecco, però era sveglio e vedeva tutto quello che succedeva. E quindi, certo, loro comunque erano tutti in trance o mica trance, erano tutti accomunati dal non attribuire a se stessi queste doti, ma di riconoscere di possedere un quid, che la medianità ancora non si è capito cos'è, fisicamente nessuno sa che cos'è, perché è una dote che colpisce, che appartiene, è appartenuta a uomini e donne, a persone colte, a persone ignoranti, giovani e vecchi, proprio democratica possiamo dire, perché è Sì. proprio di persone diversissime, quindi anche colte, non colte, ignoranti, colte, un po' di tutti i generi, quindi non si può dire che sia caratterizzante da tutti i tipi di persona fisico-psichica. E quindi sono accomunati appunto da questo, e sono, in trans o non trans, sono accomunati appunto dal fatto di rimandare tutti a una dimensione trascendente da cui quello che producono, che fanno, che dicano proviene. Perché quando leggano, si leggevano i messaggi che arrivavano, dicevano tutti, ma questo non l'ho scritto io, è impossibile che l'abbia detto io una cosa di questo genere. Sono spessissimo di una levatura molto alta, una levatura notevole. Nel caso di Demofilo Fidani, per esempio, questi messaggi arrivavano attraverso la scrittura diretta su dei fogli che venivano messi sul tavolino che era davanti, al centro del gruppo delle persone che stavano in catena. Lui era fuori da questo gruppo. Venivano messi questi fogli che venivano controfirmati sul retro dai presenti in modo da essere sicuri che non venissero sostituiti, e su questi fogli venivano poste delle matite e delle penne dipinte di vernice fosforescente in modo che si vedevano al buio. E a un certo punto della seduta si vedevano queste penne che si rizzavano in piedi, vedevi al buio perché, e si sentiva un rumore così di uno sfrigolio come della penna che velocissima corre sul foglio, una roba di 30 secondi. Poi le penne ricadevano giù e quando riaccendevi la luce c'erano 7, 8, 10 fogli scritti con calligrafie diverse. A volte c'erano dei disegni, a volte non erano in italiano, ma mi ricordo una volta, cioè io so il tedesco, una volta che c'era io, arrivò un testo in tedesco che lo tradussi io perché nessuno lo capiva. Spesso riferimenti a persone presenti, di cose che nessun altro sapeva. Quindi, come faceva lui, stando lontano, stando fuori, a scrivere tutti questi Certo. fogli che venivano firmati sul retro, quindi non sostituibili, e in tre secondi venivano scritti 7-8 fogli che avevano un senso, calligrafie diverse, eccetera. Come fai a attribuirlo a te stesso una cosa di questo tipo? E anche i presenti non hanno mai messo in dubbio che fosse lui, perché era lontano, perché non erano sostituibili questi fogli. E quindi sono stati tutti molto ben consapevoli di dovere le loro doti e quello che attraverso queste doti si produceva di doverlo a un'entità superiore, insomma una dimensione superiore che attraverso di loro mandava questa sorta di informazione, di messaggio. Scusate che ho un po' di tosse, per informazione e cultura dei presenti, per far vedere che esistevano Certo. cose che non sono attribuibili all'uomo e che quindi è bene anche rendersene conto di questo e farci le proprie riflessioni, dire se questo arriva, da dove arriva, non da quest'uomo qui che già ci ha addormentato oppure che è fuori dal gruppo e così via, ma da un'altra dimensione che ce lo manda. Sono come doni che vengono fatti, messaggi e che dovrebbero far riflettere. Fantastica esperienza. Chi ha assistito a queste cose certamente riflette, anche chi legge. Chi ne legge, non è stato possibile a tutti di assistere, evidentemente, ora poi non ci sono più, in questo momento non ci sono dei medium di questo livello.
anche leggendo tante di queste cose, sì, insomma, bisogna rifletterci, ti fanno riflettere queste cose, anche se non le hai viste personalmente, Certo. sono state viste da persone attendibili, da più persone, e quindi non le puoi mettere in dubbio oltre un certo limite, insomma. Certo. Patrizia ti chiede, ci sono cerchi di medianità fisica che li segue attualmente o di cui è a conoscenza? Se sì, che differenza c'è tra questi e quello del cerchio Firenze 77 come forza delle manifestazioni? Ma dunque, io dicevo prima che in questo momento, che io sappia, non ci sono dei medium di quel tipo lì, di questi che, a cui io ho avuto, che citiamo sempre, Cerchio Firenze, Fidani, Biancastelli, Rolle, eccetera, anche Boscaioli e così via. In questo momento, che io sappia, non ci sono. Adesso la medianità si manifesta in maniera diversa, per esempio attraverso la registrazione delle voci. Attraverso, perché ci vuole un medium anche lì, anche se chi registra dice che non è così, ma anche Bacci, per esempio, abbiamo citato prima Marcello Bacci, che è stato uno degli sperimentatori di maggior successo nel campo delle voci, e lui era un medium fortissimo lui. E quindi un'energia ci vuole, ecco, qualcuno che mette a disposizione l'energia ci vuole. Quindi si manifesta così attraverso la transcomunicazione strumentale, si chiama. Transcomunicazione, comunicazione con l'oltre, strumentale attraverso gli strumenti, cioè tutti quegli strumenti che l'essere umano si è inventato e dei quali si circonda adesso, e quindi i registratori, i televisori, il computer, il telefonino, la segreteria telefonica e così via. Ecco, appaiono in questo modo, forse un metodo più adatto al giorno d'oggi, oppure ci sono tanti che canalizzano, ricevono per scrittura automatica. Tanta messaggistica. Ecco, probabilmente al giorno d'oggi si rivela in questa maniera. Io penso anche, forse credo di averlo detto anche qualche altra volta, che sono 2 secoli che arriva questa fenomenologia attraverso i medium. E dall'altra parte, se è vero che ci sono e che ci mandano queste cose, diranno anche, ma basta, sono 2 secoli che vi facciamo vedere questi fenomeni. Dovreste averne abbastanza, dovreste crederci. Che ci siamo manifestati in questo modo. Adesso ci manifestiamo in altro modo, non vi lasciamo soli, ecco. Mai l'umanità è stata lasciata sola, io questo Sì, credo. un'evoluzione, se vuoi, della medianità, quindi Sì, da un'evoluzione. fisica poi a mentale. Certo, sì. Del resto tutto si Ah, sì. evolve, no? Tutto si evolve, poi non abbiamo la spiegazione per tutto, dobbiamo prendere atto che è così e quindi cerchiamo di interpretare, ecco. Vero. Avevo saltato una domanda che è di Angela che ti chiede cosa ne pensi delle apparizioni della Madonnina di Medjugorje? Dunque, io non sono mai stata a Medjugorje, quindi non ho un concetto personale. E mi sembra, mi sono però un po' occupata di apparizioni della Madonna e non ho mai sentito un'apparizione che dura tutto questo tempo, che sono quanti sono 20-30 anni che la Madonna appare. E adesso non più a tutti i 5-6 bambini, ma soltanto ad alcuni di loro. Però non ho un giudizio, come non lo esprime la Chiesa, che la Chiesa molto saggiamente, finché i veggenti, cioè fino a che il fenomeno non si è concluso, la Chiesa non dà un giudizio e fa benissimo perché può prendere qualunque tipo di direzione. Anche negli altri casi, la Chiesa ha dato un giudizio quando il fenomeno era finito, concluso, quindi poteva essere valutato nella sua interezza. Medjugorje non è concluso perché ancora arrivano messaggi, arrivano comunicazioni, per cui stiamo a vedere come si risolverà. Ecco. Non mi perdoni, ma non riesco a dirle di più. C'è una signora che scrive un messaggio direttamente a te, poi casomai le potrei rispondere in privato. Si chiama Ivana Vitelli, dice: Signora Giovetti, circa 20 anni fa conobbe, grazie a lei, Elsa Mazzoni, poco tempo prima di morire. Devo ringraziarla e lo faccio oggi perché le scrissi su Facebook, ma forse è andata persa. Vorrei sapere se mi può citare una persona altrettanto seria e di uno spessore umanitario come Elsa. Se preferisce, mi può rispondere in privato. Guardi, Elsa, io le ho voluto moltissimo bene, era una donna veramente
di uno spessore umanitario straordinario, oltre che una donna intelligente, piacevole, garbata, molto colta, dipingeva, era una bravissima pittrice. E non ne conosco di questo livello, purtroppo. Sembra che si sia persa la razza, o lei era un personaggio unico, veramente. Lei, fra l'altro, ha sempre voluto essere sperimentata dai ricercatori. Ha fatto tantissimi esperimenti con i ricercatori del Centro Parapsicologico di Roma, ma lei faceva delle veggenze, non erano contatti con l'oltre, faceva delle veggenze su cose, facevano per esempio l'esperimento a sedia vuota anche, esperimenti che potevano essere facilmente controllati. E la sua era una sensitività che non aveva bisogno di rifarsi all'oltre, cioè era dote della persona, dote sua. Queste doti di veggenza, telepatia, precognizione sono tipiche dell'essere umano, non c'è bisogno di scomodare l'oltre. Ma lei faceva queste veggenze, consigliava le persone. Mi spiace, signora, di non poterle indicare un'altra persona di quel livello. Magari. Paolo, siamo arrivati a quasi le 10:30. Sì, ci siamo. Mancano pochi minuti, mancano veramente 3 minuti. A me spiace perché tante persone hanno scritto e hanno posto domande, è impossibile leggerle tutte. Dovremmo stare qui ore e ore. Io credo che dovremmo fare notte alta. Ringrazio tutti dell'interesse, ringrazio veramente tutti E quindi ci sono delle domande che rimangono così inevase. Potremmo per assurdo far sì che io le scriva e te le ponga quando ci ritroveremo, per l'interesse. Va bene. perché adesso effettivamente non ci rimangono 3 minuti. Sorridevo prima perché Graziella Tucci mi scrive: Eder, mi piacerebbe una live con Piero Angela. E allora stavo sorridendo perché mi ha messo tutte le faccine simpatiche che sorridono, e poi però sono proprio domande che richiedono tempo, risposta. Visto che Elena Parti dice: sì, negli anni 70-80 non usava il suo cognome, il Pier Lorenzo, e si riferisce al medium di cui si parlava prima, della Toscana, dove aveva messo la sigla PL. Io sono onesta, non Non lo così, conosco. neanch'io, sinceramente, devo essere onesta, non riesco a risalire a chi è. Bene, abbiamo fatto 1 ora e mezza, è stata velocissima. Grazie dell'attenzione e dell'interesse. Grazie a È te. stata... Belle No, domande. gra... Bravissima conduttrice. Con te sicuramente. grazie a te. Sai, grazie a te, sono felicissima che stasera è andato tutto bene. Sì, tutto bene, la tecnica è stata mite, benevola, ci ha aiutato, non ci sono stati impicci. Stiamo diventando più brave anche noi, forse, chi lo sa. Diciamo che forse, sai, a forza di provare ci siamo riusciti. Dai, dai. È vero, era veramente importante comunque che fossimo qui stasera. Torno a ripetere, le persone veramente hanno molto affetto nei tuoi confronti. Io Non ringrazio tutti. riesco a leggere tutti i messaggi, però siamo stati sulla media delle 115 persone che ti hanno ascoltato e che ti hanno seguito. E quindi io ti ridò l'appuntamento al nostro fatidico martedì Martedì, benissimo, e d'accordo. prenderò il compito di scrivermi tutte le domande, così che le persone che giustamente hanno chiesto potremo dare risposta. Molto bene, volentieri. D'accordo? Io ti ringrazio, Paola. Grazie Grazie per la a te tua cortesia. che hanno partecipato e alla prossima settimana, allora. Bene? Sì, e grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, sono state con noi e che hanno passato la serata insieme a noi. Bene, arrivederci e a presto. Assolutamente sì, Ciao, ciao. è sempre un piacere, credimi.